Ciao sperimentatori, benvenuti su Sperimentatori Talks, format dove andiamo a parlare con persone che sono degli sperimentatori, ovvero che vogliono creare, sperimentare, fanno progetti nella loro vita. E qui abbiamo Riccardo Zanetti. Piacere e non so neanche io cosa sto per fare perché mi ha mandato relativamente l'intervento che dovrò fare, le domande che mi saranno fatte, però mi piace sempre improvvisare, quindi Ma sì, è un piacere infatti. essere qui, è un piacere essere qua e è un piacere sperimentare anche questa cosa nuova di fare una specie di intervista o comunque condividere quello che faccio. Riccardo Zanetti ha un canale YouTube, infatti l'ho scoperto da lì. Ho sentito un po' il suo accento veneto e ho detto: cavolo, questo qui è veneto come me, infatti siamo entrambi di Padova. Sì, è una fortuna per cui ci ho messo tipo 10 minuti ad arrivare qui e tra l'altro oggi abbiamo tipo due fotocamere, una a destra e una a sinistra, mi sento anche quasi un professionista Sì, oggi. assolutamente. Dopo cercherò di fare dei tagli sperando che vengano bene, non lo so ancora. Comunque, lui è YouTuber, lavora su Amazon FBA, sperimenta altri 7.000 modelli di business ed è, diciamo, dentro anche tutta la parte relativa agli investimenti peer-to-peer. Sì. Ok. Diciamo che io principalmente quello che condivido nel mio canale è una crescita che possa essere sia finanziaria che personale. Faccio anche alcuni video di fitness o comunque anche come aumentare la produttività e nel frattempo testo e provo tantissimi business diversi. Magari le persone da fuori diranno, ma li prova tutti, magari uno funziona. Io ovviamente prima di fare ogni cosa mi informo. Cerco di approfondire il più possibile la cosa e poi inizio a testare, perché quello che insegno e dico è impara e poi metti subito in pratica, per cui alla fine è quello che faccio e quello che faccio vedere nel mio canale. Sì, infatti mi piace molto del tuo canale tutta la parte relativa al racconto che ci sta prima di iniziare un progetto e poi anche il durante, sempre in maniera molto molto trasparente, che secondo me questo ti fa Grazie onore nel mille. mondo di YouTube dove tutti devono per forza sembrare i migliori al mondo, i guru del marketing, del business. Tu dici, io faccio questo, se funziona bene, se non funziona ve Esatto. lo racconto lo stesso. Per dirvi, questo mese adesso sto provando il dropshipping e il network marketing, per cui alcuni di sicuro saranno contro un business, alcuni saranno contro un altro, alcuni saranno prevenuti su un'altra cosa ancora. Io quello che faccio è mettermi, studiare come funziona quella cosa, studiare il funzionamento e poi vedere cosa posso fare e se può andare, per cui penso che sia alla fine la cosa migliore è non partire prevenuti, ma provare la cosa per poi condividere il risultato. Esatto, ma facciamo un passo indietro. Te, da dove nasce tutta questa voglia di sperimentare, di provare questi business? Come è iniziato il tutto? Allora, diciamo che è iniziato. Ho sempre avuto voglia di fare qualcosa di diverso nella mia vita. Io adesso ho 21 anni, ho finito la scuola superiore, ho preso la maturità ormai 2 anni fa più o meno. Dopodiché, non volevo fare il solito percorso universitario perché poi vedevo uscire tutte le persone relativamente uguali o relativamente già predisposte a un mondo che secondo me poteva essere diverso e dovrebbe essere diverso per tutti. Io Presente qui, uno che ha fatto la carriera universitaria classica, triennale più magistrale. adesso sto facendo Ok. l'università, ma per altri motivi. Però, finita la scuola superiore, ho detto io voglio fare qualcosa di diverso. Allora, in modo totalmente, diciamo, coraggioso quasi, ho iniziato a mandare curriculum in paesi dove la lingua principale era l'inglese, in modo tale anche da imparare questa Certo. lingua e da essere avvantaggiato in un prossimo futuro, diciamo. E ho mandato curriculum sia in Inghilterra che in Australia. Dall'Australia, fortunatamente, ho conosciuto una persona che tra l'altro era di origine italiana, quindi sono stato anche fortunato, magari ha risposto al mio curriculum proprio per quel motivo. E da Sydney mi hanno detto: vieni qui, fai uno stage, prova e vediamo se riusciamo ad assumerti, cosa riusciamo a fare insieme. Fortunatamente è andato bene lo stage, lì a Sydney mi hanno assunto e sono partito per l'Australia, sono rimasto lì circa 8 mesi. Dopodiché, mentre ero lì, ho sempre avuto questa voglia di imparare cose nuove, che Ok. fosse sia crescita personale, che nuovi business, che imparare come le persone
riescono e stanno meglio, soprattutto le persone al di sopra di me, al di sopra relativamente, che possono permettersi di sedersi e stare tranquilli anche per 1, 2, 3 mesi. Per cui ho iniziato a guardare tutti questi contenuti, gran parte in YouTube America, perché qui in Italia purtroppo e per fortuna non sono presenti tantissimi contenuti per quel che riguarda il business online, la crescita personale. Per cui dopo essermi appassionato ai soliti Tony Robbins, Gary Vee o tantissimi altri canali di nicchia, ho detto: vedo che queste persone e questi argomenti mi piacciono molto, vorrei cercare di creare nuove opportunità per gli altri e condividere anche quello che sto facendo io. Perciò diciamo che il mio canale è nato così. Dopodiché sono tornato in Italia e a luglio scorso ho iniziato questo canale, dove appunto cerco di condividere quello che faccio e condividere una sorta di istruzione. Principalmente le cose che ti fermano sono la paura e la pigrizia, o il timore di iniziare. Per cui quello che devi eliminare è di sicuro la paura, perché tutti abbiamo paura dello sconosciuto. Sì. Lo sconosciuto non è per forza sbagliato, perché quando ho iniziato a fare queste cose mia mamma mi diceva: ma che minchia stai facendo? Giustamente, certo. Perché lei non sapeva quali potevano essere i risultati. Adesso che vede che questa cosa si sta avviando, dice: però hai fatto bene a iniziare. Per cui prima cosa, elimina la paura. Seconda cosa, inizia a fare qualsiasi cosa ti venga in mente. Che ne so, oggi hai sentito di Amazon FBA, vuoi fare Amazon FBA? Inizia a farlo, informati, e dopo esserti informato non fermarti, inizia a fare quello che hai sentito in quel video. O vuoi iniziare un canale YouTube come me o come, sì, o come te? Mettiti, siediti, guarda la fotocamera, addirittura le due fotocamere che abbiamo qui oggi. Oggi professional. Sì, oggi veramente mi sento quasi... non so cosa stia succedendo. Mettiti davanti anche al cellulare. Il video più virale che ho fatto, l'ho fatto con un iPhone 7. Okay. Cioè penso che più o meno tutti in tasca abbiamo una potenza incredibile. E io quel video, il video più virale che ho fatto, che adesso è 1.700.000 visualizzazioni, l'ho fatto con un iPhone 7 e mi filmavo mentre facevo le cose. Beh, infatti questa fotocamera che vedi è il primo video con questa fotocamera, perché tutti i miei video li ho fatti sempre col cellulare. Infatti, adesso è morto, quindi ho detto: beh, investiamo un po' anche su YouTube. È giusto così. Cioè, una volta che hai dei risultati, magari hai risparmiato un po' di soldi, inizia ad investire sempre di più. Però la cosa principale è iniziare a fare, iniziare a approcciarsi, a testare con esattamente mano, diventare uno sperimentatore. Bravissimo, bravissimo, perché è vero, secondo me uno dei più grossi limiti è anche che magari tu inizi a seguire un corso, inizi a informarti tantissimo su YouTube e poi cominci a trovare n scuse diverse per non provarci realmente. Esatto. Questo secondo me è il passo che ti fa scattare quella cosa che dopo, una volta avviata, è un po' come, diciamo, una cascata, valanga, esatto. Inizia da piccolina e poi diventa sempre più grande. Sì, ma è la cosa principale è non dire lo faccio dopo. Sì. Perché quel mattone, ogni volta che tu dici lo faccio dopo, raddoppia. Che ne so, devi andare a fare una corsa perché vuoi allenarti, vuoi dimagrire, vuoi fare qualsiasi cosa. La faccio tra mezz'ora. Poi mezz'ora dopo diventa ancora più difficile. Dici, rimando di altri 5 minuti, e ogni volta che tu rimandi, quel mattone diventa sempre più pesante finché non lo fai più. Per cui se c'è una cosa, la fai in quel momento, è finita, puoi farne un'altra o puoi addirittura fermarti, perché fa benissimo a tutti fermarsi. Sì. Tra l'altro questo aspetto qui di iniziare può partire anche semplicemente come spunto dal non far partire la sveglia 7 volte prima di alzarsi, esatto. Ma al primo squillo, diciamo il primo allarme, spegni e ti alzi. No, c'è un'applicazione bellissima proprio per questo fatto della sveglia, che l'ho scaricata, l'ho anche disinstallata, ho fatto malissimo e l'ho usata per qualche mese, e praticamente quando suona, okay, continua a suonare, non si ferma in qualunque caso, e tu per fermarla, io avevo tipo scanalizzato un QR code, che sono tipo i codici a barre, okay, che tu di ogni prodotto, sì, che tu compri, sì, in supermercato, sì, sì, e gli avevo scanalizzato il codice a barre di una tazza giù in cucina, per cui giù, ero obbligato ad andare giù, no, scannerizzare il QR code, e poi la sveglia si fermava. Ho dovuto disinstallarla perché io mi sveglio alle 8 e ogni tanto mia mamma, magari sabato e la domenica, iniziava un po' a incattivirsi. Okay. Per cui una volta, poi dicono che una volta creata un'abitudine, la crei se riesci a per 21 giorni sì, a tenere la stessa abitudine.
quell'abitudine è stata creata, quindi adesso riesco a svegliarmi sempre alle 8, che è l'ora in cui mi sveglio. Sì. Vorrei svegliarmi prima, insomma, dipende uno come gestisce il suo tempo. E quindi crei l'abitudine, e l'abitudine fatta poi la mantieni per tutta la vita e lavori abitudine dopo abitudine. Certo. Non pensare che domani ti svegli alle 8, inizi a correre per un'ora, inizi a lavorare per 3 ore, subito dopo mangi, poi subito dopo studi. No, è impossibile, è impossibile. Lavori abitudine dopo abitudine. Ottimo. Ciao, ciao allora. Ciao a tutti, ci vediamo tra qualche mese. Sì, poi ti lascio tutti i suoi contatti sotto in descrizione se volete cominciare a seguirlo. Ciao. Ciao, grazie mille.